avevano fatto un bel restauro, da un po' di tempo che non passavo di qua e non ho parole, guardi, veramente. Ci risiamo. Dopo l'atto vandalico del luglio scorso è stato deturpato un altro pannello artistico nel sottopasso di Viale Cairoli a Lido di Fano. Le opere realizzate dagli alunni del liceo artistico Apolloni erano state inaugurate il 19 giugno e già in poco più di due mesi si conta un nuovo episodio di vandalismo, ma questa volta ben più grave. Infatti, mentre nel mese scorso era comparsa la parola fiocco incisa sul cartongesso, ieri mattina è stata letteralmente distrutta l'installazione che porta gli ultimi versi di una poesia di Letale di Elvio Grilli. Che cosa ne pensa di questi sfregi? Purtroppo, insomma, giovani che si divertono in modo alternativo. Infatti, purtroppo è quello. D'altronde i controlli non possono essere così capillari. I giovani dovrebbero essere educati a monte, ma questo poi è il risultato. Mi spiace molto perché era bellissimo. E cosa ne pensa? Che è una maleducazione, non un'educazione. Esatto. Di dove siete, posso chiedere? Bologna. Capitano anche nelle vostre grandi città, insomma. Assolutamente sì, assolutamente sì. Purtroppo dappertutto. Un gesto da condannare? Assolutamente sì. Sono cose... I ragazzi non hanno più il senso civico. C'è niente da fare. Questo va, io credo, anche insegnato innanzitutto ai genitori, però anche a scuola. Lei cosa ne pensa? No, appena ho visto sto bel lavoro mi sono immaginato che prima o poi, prima, succedeva qualcosa di questo genere. Non si riesce a capire sta gioventù, sti ragazzi, cosa ci abbiano per la testa, non lo so. Oltre all'indignazione e alla condanna unanime espressa anche sul web contro gli autori del gesto, l'assessore al decoro Barbara Brunori annuncia tolleranza zero. Non è assolutamente un solo gesto vandalico, ma è un reato a tutti gli effetti. È un reato che va condannato, assolutamente sì. Ad oggi non abbiamo le prove perché purtroppo, ahimè, le telecamere non sono arrivate, non per un'inadempienza dell'amministrazione. Io la prima volta volutamente ho scelto di non installarle proprio per una questione di fiducia rivolta ai giovani. E non solo, perché questo sottopasso fra tre anni verrà riqualificato completamente, per cui reinvestire altri 10 o 15 mila euro di risorse per l'installazione mi sembrava inopportuno. Sono sempre soldi pubblici, ognuno ha delle responsabilità. Poiché sono successi degli episodi, allora sono subito intervenuta con gli uffici, abbiamo già fatto una progettazione per appunto adempiere a questo. Naturalmente i soldi pubblici non sono come quelli privati, quindi necessitano di un tempo maggiore ora che si stanzia, ora che si apre la gara. Per dicembre sarà tutto effettivo, ci saranno le 4 telecamere, la fibra ottica l'abbiamo già passata, per cui siamo a buon punto. Ora il pannello verrà smontato e ripristinato, infatti l'assessore si è già messa in contatto con la scuola che provvederà a rifarlo da capo. Brunori oggi si è rivolta prima a tutti coloro che possano aver visto qualcosa o che abbiano degli impianti privati di videosorveglianza e poi si è appellata ai ragazzi. Proprio dei giovani, ieri mattina, l'hanno contattata per denunciare quanto accaduto inviandole un messaggio. Anche loro hanno provato lo stesso senso di avvilimento che ho provato io, perché si sentono feriti in quanto non tutti i giovani sono in questa maniera e non mi sento di condannarli. Continuo comunque a difendere un buon lavoro che ho iniziato sulla città e continuerò con il loro aiuto. Quindi mi sento di rivolgere un appello anche ai genitori proprio per educare, segnalare queste cose, evidenziarle quanto sta accadendo nella nostra città come atti che non si devono compiere, perché avere cura delle proprie cose, dei luoghi in cui si vive, significa insegnare a vivere.